Il dolore pelvico cronico, è più grave e più persistente nelle donne che hanno sovrappeso o obesità. Ciò avviene per una serie di cofattori di cui l'infiammazione cronica a livello addominale, non solo a livello viscerale, ma anche trasmessa in pelvi, all'utero e a tutto ciò che è periuterino, è più importante nella donna che ha sovrappeso e obesità. Uno studio effettuato su più di 1.000 donne ha poi dimostrato che c'è una differenza fra il sovrappeso e l'obesità, con un peggioramento nel sovrappeso rispetto all'obesità. E questo ha naturalmente lasciato qualche domanda inevasa. In realtà sovrappeso e obesità possono essere due entità diverse, pur potendo far parte dello stesso quadro, perché il sovrappeso può insorgere in una donna che precedentemente era magra e quindi in cui noi identifichiamo un aumento dell'infiammazione dovuta proprio allo scorretto stile di vita, mentre l'obesità è anche con una partecipazione genetica, quindi viene dall'infanzia, e non sempre il paziente che noi abbiamo davanti può essere facilmente diagnosticato sulla base dell'indice di massa corporea. In realtà dovremmo cercare i segni di quella che è l'infiammazione di basso grado, l'iperinsulinismo, l'insulinoresistenza, la presenza di una disbiosi intestinale. Queste sono tutto un corredo a sostegno dell'effetto negativo che lo stile di vita, soprattutto una nutrizione non corretta, ha sulla persistenza del dolore pelvico cronico.